Salve di nuovo a tutti voi di Mitico Channel, di nuovo Nico Staffiero qui a Perché è normale essere speciale, la seconda edizione che si tiene ancora qua al CUS in via Napoli a Foggia, grazie a tutti loro, a tutti i patrocinanti, e quest'anno abbiamo avuto l'onore di essere accolti anche dall'Arma dei Carabinieri che ci ha concesso, oltre alla collaborazione del Nucleo Cinofili di Modugno a Bari, anche la presenza del luogotenente Porrari che rappresenta il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri. A lei, maresciallo, la parola per dire semplicemente un'opinione, che idea magari pessima si è fatta di noi, di Perché è normale essere speciali. A nome dell'Arma dei Carabinieri ringrazio dell'invito che abbiamo ricevuto per questa splendida manifestazione. Foggia e in generale la società ha bisogno di questi stimoli e di queste dimostrazioni di affetto, perché sorridere fa bene e sorridere aiuta a vivere meglio la nostra giornata, la nostra quotidianità. Quindi veramente una bellissima manifestazione e spero che ce ne siano tante altre. Grazie. Io la ringrazio dell'augurio, che è veramente ben accetto di cuore, perché è il nostro sogno sin dalla prima edizione, far diventare una tradizione di provincia ma anche oltre, perché è normale essere speciali, che deve abbattere innanzitutto le barriere mentali di ognuno di noi, come diceva prima il sindaco di Stornarella, perché comunque sia quest'anno abbiamo avuto l'onore, deve sapere, che ci hanno visti, ci hanno ascoltati in Puglia, in Campania, in Basilicata. A livello di social network, di web, abbiamo attirato l'attenzione di oltre 19.000 utenti, un qualcosa che nessuno di noi si aspettava rispetto ai 1.000 scarsi dello scorso anno. Quindi mi sento di ringraziare nuovamente l'Arma dei Carabinieri di cuore, veramente onoratissimo di avervi avuto qui, mi avete riempito il cuore di gioia in questa cornice che vi volevo proprio. E quindi vi volevano, avete fatto la vostra bella figura, lo dico pubblicamente, perché siete stati ben accolti da tutti quanti, e quindi non faccio altro che salutarvi alla prossima diretta, il prossimo momento, e grazie ancora per ascoltarci e guardarci, grazie, ciao, a dopo, arrivederci.